civiltà cretese si sviluppò intorno al 2500 a.C. nell'isola di Creta, situata nel mar Mediterraneo orientale. Questa civiltà veniva chiamata anche Minoica dal nome del re Minosse, che è stato protagonista di un famoso mito. La civiltà cretese era divisa in villaggi e alcune città come Cnosso, Festo e Maia. Le città erano prive di mura e occupate quasi completamente da enormi palazzi che, oltre a essere la residenza del re, erano anche il centro delle attività economiche. La civiltà era composta da sacerdoti che si occupavano delle cerimonie religiose in onore degli dei, i nobili che amministravano le attività commerciali e il resto della popolazione invece era composta da contadini, artigiani, mercanti, servi e schiavi. Intorno al 1450 a.C. la civiltà cretese scomparve, indebolita alcuni secoli prima da un violento maremoto causato dall'eruzione del vulcano della vicina isola di Tera, la civiltà cretese si indebolì e un'altra civiltà proveniente dalla Grecia, i Miceneri, conquistarono l'isola di Creta. L'isola di Creta era un luogo montuoso e collinare e aveva poche pianure, perciò l'agricoltura non era praticata molto. Le attività più praticate erano l'artigianato e il commercio marittimo. Commerciavano olio, vino, legname, miele e altri oggetti e in cambio ricevevano avorio, pietre preziose e oro e altri metalli. Perciò l'isola di Creta diventò un'isola molto ricca. I cretesi, come tutte le civiltà, erano politeisti. Politeisti significa credere a tanti dei. I loro riti consistevano nei canti, danze e delle attività sportive, il pugilato e la tauromachia. La tauromachia significa salto del toro. Si afferrava il toro dalle corna e si appoggiavano alla sua schiena e facevano una ruotazione atterrare alle sue spalle. Usavano il toro perché era simbolo di fertilità e di forza. Nell'isola di Creta non ci sono mai stati i tempi dedicati ai dei, però nei palazzi dei re c'era una stanza dedicata ai riti religiosi. Il palazzo di Cnosso era il palazzo dove viveva il re. Era molto grande, infatti è stata creata una leggenda che raccontava che all'interno del palazzo c'era un minotauro, cioè una creatura mitologica, metà uomo e metà toro. Al centro del palazzo c'era un cortile dove si svolgevano i riti religiosi e, per esempio, la tauromachia, detta anche il salto del toro, il pugilato e le gare di corsa. Attorno al cortile c'era il tempio e la sala del trono, dove si poteva andare a pregare e dove il re stava con i suoi funzionari a amministrare la giustizia. Poi, collegati da tanti corridoi e scale, c'erano al pian terreno enormi magazzini e tantissime botteghe artigiane dove si poteva contenere olio di oliva, lana, cereali,
grano e altri alimenti. Il palazzo, non avendo mura attorno, si poteva estendere, cioè, e quindi diventare ancora più grande. Il palazzo di Cnosso era talmente grande e ricco di stanze che veniva chiamato anche labirinto.